Ti adoriamo Gesù, ostia divina, ti adoriamo e ti benediciamo, ostia d'amore. Siamo qui ai tuoi piedi, noi ti adoriamo e vogliamo perseverare nella sana dottrina e nella santa vita morale. Signore Gesù, ai tuoi piedi chiediamo la grazia di perseverare nel bene. Lode e gloria a te, Signore. Tu sei l'amore, tu sei Gesù, tu sei il Salvatore. Signore, vogliamo camminare dietro a te, che sei la verità. Fuori di te non c'è la verità, e tu la verità l'hai consegnata a noi. Tu sei la verità dell'amore del Padre per noi. Tu hai consegnato alla tua Chiesa la verità perché continuasse a predicare la verità. Ti chiediamo, Signore, di perseverare nella sana dottrina perché tanti mestatori sono sorti in mezzo a noi, perché ci sono gli inquinatori della sana dottrina, del tuo insegnamento, che confondono le idee. Signore Gesù, ti chiediamo di preservarci da ogni errore. Tu sei la verità. Signore, si sono introdotti in mezzo a noi pratiche non buone. Preservaci, oh Signore, da ogni pratica sospetta, e va che noi aderiamo all'insegnamento della Chiesa, all'insegnamento di coloro che tu hai proposto come guida e pastori nella tua Chiesa. Signore, tu ci esorti a vigilare, vigilare sulla sana dottrina, vigilare sulla sana prassi. Noi ti chiediamo, Signore Gesù, questa mattina che ci è dato la mente e il cuore docili, perché noi seguiamo la sana dottrina e la sana morale, ma che noi che siamo i custodi del tuo patrimonio veniamo ascoltati dai nostri fedeli. Ti chiediamo, Signore, che la voce tua, la voce del pastore che guida il gregge per il retto sentiero, sia ascoltata. Ti chiediamo, pastore, che siano sempre i verdi pascoli a nutrire il tuo gregge e le acque tranquille e serene a dissetarle. Lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, tante volte noi siamo appesantiti nel cammino della vita per tanti guai che ci coalizzano sopra di noi. Tante volte il nemico è dietro tanti accidenti che ci capitano per debilitarci, impedirci di venire a te, di guardare a te. Tante volte noi siamo infiacchiti dalle nostre debolezze, dalle nostre situazioni. Siamo deboli, impotenti. Vieni in soccorso della nostra impotenza, della nostra fiacchezza. Tu sei il Signore. Mettici nel cuore un poco più di fede, un poco più di amore. Signore, aumenta la nostra fede. Diceva il padre di quel figlio ammalato, aumenta la mia fede, aumenta la mia carità, aumenta il mio fervore, aumenta la mia forza, perché io vengo meno. Se tu non mi sostieni, Signore, io non ce la faccio neanche a camminare e a respirare. O Signore Gesù,
Tu dici, voi tutti affaticati e stanchi, venite a me ed io vi ristorerò. Tu ci inviti a venire a te e a deporre i pesi ai tuoi piedi, così il giogo che grava sulle nostre spalle diventerà più leggero e il peso che portiamo sarà sopportabile. Signore Gesù, vogliamo guardare a te. Questa mattina, mite d'umore di cuore, e ti chiediamo che la tua misericordia venga su di noi per sollevarci dalla nostra debolezza. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu ci hai dato un testo, il fiume di acqua che sgorga dal tuo seno, fiume di acqua viva che irrora grande e sulle rive a destra e a sinistra, nelle due dimensioni, crescono alberi che danno frutto e danno foglie. E i frutti nutrono. Le foglie guariscono. Signore, quali sono i frutti che guariscono? Di quali alberi sono tratti questi frutti? Quali sono le foglie che guariscono? Da quali alberi vengono queste foglie? Vengono dagli alberi che crescono sulla riva destra, sulla riva sinistra del fiume. Signore, quanti altri frutti ci sono? Quante altre foglie vengono date agli uomini? Ma soltanto i frutti degli alberi che crescono lungo il fiume sono cibo per noi. E soltanto le foglie di questi alberi, di quelli che crescono lungo il tuo fiume, sono medicina per noi. Signore, i frutti degli altri alberi non assicurano il cibo e le foglie di altri alberi non sono medicina. Gli uomini oggi ci ammaniscono frutti di altri alberi, ci danno foglie di altri alberi per guarire, ma soltanto i frutti degli alberi che crescono lungo il fiume della tua grazia, a destra e a sinistra possono satollarsi soltanto le foglie di questi alberi, o di destra o di sinistra possono guarirsi. Signore, questo fiume sei tu, fiume di acqua viva che sgorga dal Tempio Santo di Dio, è il fiume dello Spirito che produce i sacramenti e produce i carismi. Signore, soltanto questi alberi possono dissetarci, guarirci con i frutti e con l'acqua e con le foglie. Soltanto gustando di questi alberi e mangiando di queste foglie noi possiamo guarire, soltanto dissetandoci o immergendoci in quest'acqua, noi possiamo guarire. Lode e gloria a te, Signore. Signore, ci ha dato questa parola perché ci sono tanti alberi a cui attingiamo frutti, a cui muoviamo le mani. Qualche volta possiamo dare e possiamo stare sotto l'albero del bene e del male. Possiamo mangiare il frutto proibito, non ci dà la vita. Tante volte possiamo mangiare foglie, masticare foglie che gli uomini ci apprestano con le varie medicine alternative. Non sono queste che ci guariscono.
soltanto i frutti di quegli alberi che crescono lungo il fiume e sono alimentati dall'acqua che scende dal costato di Cristo, possono nutrirsi, e soltanto quelle foglie di quegli alberi che crescono lungo il fiume, irrorato dalla grazia divina che sgorga dal cuore di Cristo, possono guarirci. Sia insegnamento per tutti, perché oggi in giro ci sono frutti di altri alberi, foglie di altri alberi che ci vengono apprestate e che intossicano la nostra vita, creano malattie dentro di noi e ci fanno morire. Alleluia. Siccome il Signore che mi ha detto di vigilare sulla sana dottrina, di vigilare sui buoni costumi, ossia sulle buone pratiche, perché sono venuti i tempi predetti da me e sono attuali gli ammonimenti dati da Paolo a Timoteo nella prima e seconda lettera. Sono proprio attuali oggi. Il Signore ha detto: alza la voce, quei tempi annunciati da Paolo a Timoteo sono venuti. Vigilate sulla sana dottrina, vigilate sull'ortoprassi, perché ci sono molti maestri falsi e molti maestratori che inducono gli uomini nella via della menzogna e nella via della perversione nel nome di Cristo. Il nostro Cristo è il Cristo del Vangelo, il Cristo della Chiesa, il Cristo che vive in mezzo a noi mediante lo Spirito di verità. Lode e gloria a te. Scusate un minutino. Io voglio ringraziare il Signore perché ci ha tenuto in perfetta sintonia. Ecco, io voglio, non dico concludere perché sarebbe troppo grosso, ma ecco, dire anche il perché di questo mio parlare. A me è venuto come apertura biblica Ezechiele 47. Maria Vittoria ha fatto la sua bella preghiera sul testo. E Padre Matteo ha fatto questo splendido insegnamento a coronamento della preghiera che c'era stata. Ecco, io voglio testimoniare a voi. Sono appena 46 anni che faccio il medico e di medicine ne ho visto nascere e morire un'infinità. Medicine presentate come toccasana, medicine presentate come miracolose, che poi dopo qualche anno hanno perduto veramente la loro efficacia perché non ne avevano. Ho visto sorgere santoni a destra e a sinistra, guaritori a destra e a sinistra, ma ho visto semplicemente una cosa, che la medicina vera è quella di Gesù Cristo. Quando la medicina ufficiale, i farmaci ufficiali non riuscivano ad operare le guarigioni, io mandavo qua alla notte, alla preghiera degli infermi, chi aveva un po' di fede in Gesù Cristo. E ho visto veramente guarigioni miracolose, ma ho visto anche chi non aveva fede e non veniva qua e continuava a soffrire con la malattia che aveva. Ecco, io voglio ringraziare il Signore perché mi ha dato la possibilità di sperimentare la sua medicina, quella che è vera medicina. A me è successo come al profeta Giona, non volevo fare il medico, ma lui mi ha costretto, era andato già per altre facoltà. Ma lo ringrazio ora perché ho capito che significa stare vicino a Gesù Cristo, significa stare veramente vicino alla verità. E allora io voglio invitarmi ad avere fede in Gesù Cristo, ad aumentare la fede in Gesù Cristo, perché è la sola e unica medicina che può guarire i nostri malanni. Noi stamattina siamo entrati qua, alcuni piangenti, quasi tutti sofferenti. Ma il Signore può fare con un cenno solo della sua volontà di noi
della gente gioiosa, ci potrà fare uscire se crediamo in Lui col volto sorridente, col volto gioioso, perché Lui lo può fare e io in questo ci credo. E ora, Signore Gesù, noi questa richiesta ti facciamo. Ti abbiamo scelto come nostro Signore e come nostra medicina. Signore, di qua facci uscire sorridenti e gioiosi perché ti abbiamo incontrato e abbiamo ascoltato il tuo insegnamento. E ti preghiamo, Signore, di mantenerci nel tuo gregge. Ascoltaci, Signore. Alleluia. Adesso continuiamo la lode in chiave personale. Il Signore ci ha indicato due testi, Matteo 9, 27, 29 e Matteo 10, 7 e 9, cioè sono due testi dove Signore ci invita ad aprire gli occhi, dove c'è la guarigione dei ciechi. Il Signore ci apre gli occhi. Il Signore guarirà due dei nostri, miglioreranno la loro vista notevolmente, oggi stesso e domani. Però è un segno che il Signore vuole darci, di aprire tutti gli occhi sulla verità e di guardare Cristo, di aderire fedelmente alla verità, quella insegnata dalla Chiesa, di aderire alla sana dottrina, avere la cintura della verità di cui parla l'Apostolo nella lettera agli Efesini, quando parla del combattimento spirituale, delle armi che dobbiamo indossare, la cintura della verità, cioè dobbiamo aderire alla verità come la cintura stringe i fianchi, serra i fianchi, segna l'uomo, così anche la verità deve cingerci. Dobbiamo aderire fedelmente alla verità, perché se non aderiamo alla verità, tutte le altre armi non possono essere appese, non possono servirci. Signore, ti chiediamo di aprire i nostri occhi e ti chiediamo, Signore, di darci questi due segni oggi, il miglioramento della vista a due ciechi che sono qui presenti. Lode e gloria a te, Signore. Signore, lenisce l'infiammazione di alcuni muscoli, l'infiammazione agli occhi e alla nuca. Signore, tocca il cuore di diverse persone che non credano e adesso cominciano a credere. Signore, tocca l'utero di una donna che si smuove e avrà una gravidanza. Ecco, io sono qua in questo gruppo appena da 24 anni e mi sono accorto che uno dei doni che il Signore ha fatto a Padre Matteo è quello di pregare per le donne che hanno desiderio di un bambino e il Signore lo ascolta. Molte volte, spesso. Però, ecco, una volta io ho portato qua due ragazze che volevano un bambino. Voi sapete che per legge il matrimonio è sterile dopo i 5 anni. Quindi queste qua erano abbondantemente oltre. Lui ha pregato per tutte e due. Bene, delle due, una è rimasta incinta, l'altra tuttora niente. Che significa? Significa che c'è anche quel pizzico di fede che dobbiamo avere in Gesù Cristo. Non so se ho trasmesso il messaggio. Comunque, mentre siamo in gravidanze di questo genere, Padre Matteo sa che qua una coppia dopo 15 anni di matrimonio sterile, dico 15 anni, ha avuto fatte preghiere da Padre Matteo, dalla comunità, e la signora è rimasta incinta di tre gemelli. Non ho finito. Questi tre gemelli sono nati di 6 mesi, quindi preoccupazione, ricovero urgente al cervello perché il
Il più grosso pesava 700 grammi, l'altro era attorno ai 500 grammi. Ricovero d'urgenza, la mamma stava male, furono portate di gran corsa all'aiuto materno nell'incubatrice. Padre Puleo, verso le 11:30 di notte, assieme a mia moglie, partirono per andarli a battezzare. Nottate di tempesta perché erano in pieno inverno. Conclusione, ora hanno 14 anni e stanno bene, non solo, ma il maschio è quasi 1,80 m. E le altre due sono due femminucce. Allora, ecco, questo per dire che il Signore, quando c'è fede, e la preghiera di Padre Matteo, e la preghiera della comunità, messi assieme operano e strappano al Signore il miracolo. Una curiosità, furono tre gruppi a pregare e ogni gruppo ottenne il bambino, per cui tre gemelle, una presso l'altro, lo stesso giorno, cioè la stessa ora, prima da un gruppo, poi un altro gruppo. E allora, tre grazie simultanea, troppo grazie Sant'Antonio, devo dire. Pensate, da 700 grammi a 1,80 m. Alto. Tutte e tre stanno bene? Bisogna avere la fotografia, mi pare. Abbiamo una bella fotografia con loro. Bene, sì. Qui c'è una donna che chiede dono alla maternità. Noi abbiamo già augurato, il Signore ha annunciato, che ascolta la preghiera, chiederà la maternità a una persona. Continuiamo a pregare. Alleluia. Ecco, ringraziamo di tutte queste grazie, Signore. Preghiamo continuamente, ma chiediamo soprattutto le grazie di conversione, le grazie spirituali, perché se guarisce il corpo, sì, è un bene, ma se guarisce l'anima è un bene maggiore. Se si perde il corpo è un male, ma se si perde l'anima è un male irrimediabile. Per cui cerchiamo il cibo che non perisce e non quello che perisce. Questa è la sapienza del Vangelo. Adesso leggeremo le suppliche. Adora il Signore tuo Dio e a Lui solo presta culto. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo presta il tuo culto. Io ti dico, adora il Signore tuo Dio e a Lui solo presta culto. Signore, ti ringraziamo perché queste due persone avevano avuto dei contatti magici e sono state infettate da questi contatti. Signore, vuole un atto di adorazione, un atto di riconoscimento dell'unico Signore e la forza del nemico si dilegua. E per due persone presenti in aula. Signore, ascolta la nostra preghiera e guariscici tutti questa mattina, guarisci le nostre famiglie, tutti abbiamo ammalati in famiglia. In questo momento i tuoi angeli vadano nelle nostre famiglie a portare la tua guarigione. Gesù, ti preghiamo, ascoltaci. Siamo afflitti per noi, siamo afflitti per le nostre famiglie. Quanti malati, quanti sofferenti. Non c'è una casa illesa. Tutte le case nostre sono state colpite. Signore, vieni, vieni con la tua grazia, vieni con la tua guarigione. Per questo noi ti supplichiamo. E adesso, Signore Gesù, ti portiamo in processione. Ascolta il nostro gemito.
quanti ammalati in mezzo a noi. Gesù, quando tu ti fermavi nelle piazze, toccavi tutti e guarivi tutti. Tocca, Signore, tutti questi nostri fratelli e sorelle malati e ammalate, oppresse. Liberalo dalle loro angustie, guarisce le loro malattie, ridona loro la gioia e la consolazione. Ascoltaci, oh Signore.